L'elemento naturale di Venezia è il mare. Ma il suo più illustre cittadino viaggiò via terra. Marco Polo nasce a Venezia nel 1254, in una famiglia di mercanti. Intorno al 1271, a 17 anni, parte per la Cina per accompagnare il padre in un viaggio commerciale. Il lungo viaggio per l'Oriente sulla Via della Seta dura più di 3 anni. Il maltempo, le guerre e la malattia lo rallentano. La Cina, allora governata da un imperatore mongolo, Kublai Khan, mostra molta simpatia per Marco. Lo considera un ragazzo brillante che impara rapidamente le lingue e decide di incaricarlo come funzionario, attribuendogli il compito di gestire l'amministrazione in varie parti dell'impero. Nel 1278 Marco Polo viene nominato governatore di Hangzhou, la capitale del reame dei Mangi. Questo riconoscimento simboleggia la massima gratitudine per l'impegno profuso da Marco alla corte del Khan. Marco Polo è visto un po' come un ambasciatore e la difficoltà nell'affrontare i popoli, i paesi, le epidemie, le carestie durante questo viaggio difficile. Quindi Marco Polo è visto anche come un eroe che aveva avuto, giovanissimo, aveva avuto il coraggio di affrontare tante difficoltà per andare a scoprire queste nuove città. È vero che quando i colleghi arrivano dall'Asia mi chiedono della statua di Marco Polo, perché in Marco Polo vedono un po' la loro cultura, l'interesse di Venezia per l'Asia, per la Cina, e tant'è che loro hanno fatto più di noi su Marco Polo. Ci sono statue di Marco Polo in Mongolia, ad esempio, ma anche in Cina, e i cinesi hanno dedicato un museo alla figura di Marco Polo. Questo museo si trova a Yangzhou e aspettano contenuti da noi. Marco rimane in Asia per quasi 25 anni. Al ritorno a Venezia nel 1295, il racconto del suo viaggio provoca la meraviglia e l'incredulità del pubblico. Dopo la battaglia di Curzola, viene imprigionato e detterà a Rustichello da Pisa le sue memorie. Alla corte del Gran Khan, primo grande imperatore cinese, ho visto le ricchezze di Xanadu. Smarrendomi per i corridoi del palazzo imperiale, ho abitato una dimensione mistica e incantata, al di là del reale, luoghi vasti, incommensurabili, sublimi. L'opera dell'uomo, gli interventi urbanistici fatti erigere dal visionario e immaginifico capriccio di Kublai Khan, si incastra con una natura impetuosa, in un intrico sinestetico di immagini e sensazioni. Gli sfavillanti palazzi dai tetti dorati sono popolati da leggende antiche, storie di marinai e avventurieri, resoconti di viaggi ai confini del mondo conosciuto. Nessuno li crederà. Invece è tutto reale. Persino la meraviglia, persino una città costruita su isole e pali, con strade fatte di mare e piccole barche che la attraversano. Non gli credevano, in Oriente, che esistesse una città come Venezia. Nessuno gli crederà. Sì, Italo Calvino scrive nel pieno Novecento, nel secondo Novecento, ma è ancora affascinato da questa figura di molti secoli prima. E ne è affascinato perché Marco Polo non è soltanto un commerciante, Marco Polo è un uomo che vuole conoscere il mondo, vuole esplorare il mondo, vuole visitare le città, e quando arriva in Cina parla al Kublai Khan di queste città, le racconta. Alcune sono città vere, alcune sono città immaginate, però a un certo punto il Kublai Khan gli dice: ma forse c'è una città di cui non ha mai parlato fino ad adesso, e Marco Polo è costretto ad ammettere che in effetti non ha mai parlato di Venezia, o se ne ha parlato perché l'ha disseminata nelle varie altre città, e aggiunge che se parlasse di Venezia, Venezia scomparirebbe dalla sua memoria, così come scompaiono i sogni quando ci svegliamo la mattina.